Ciao ragazze, eccomi qui con i promossi e bocciati del mese di gennaio. Lo so, non è passato tanto tempo dall'ultimo promossi e bocciati, ma come ben sapete sono in arretrato con un sacco di prodotti di cui parlarvi e per un po' di tempo, come ben sapete, non sono riuscita a fare video, quindi niente, eccomi qui con un altro promossi e bocciati. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare non è di make-up, ma è un dispositivo per il contorno occhi che io ho già da vari mesi. E che devo dire mi sta piacendo un sacco. Il dispositivo in questione è della HOMEMADIX, che in realtà io non ho comprato, ma ho preso con i punti dell'Esselunga. Però lo potete trovare comunque su Amazon a un prezzo di circa 30 euro, poi comunque lo trovate in sconto anche a 25 euro. La scatolina è questa qua, si chiama iRevive ed è praticamente un prodotto per ringiovanire gli occhi stanchi. Minimizza il gonfiore agli occhi e le occhiaie, il massaggio caldo e la vibrazione sonora migliora la circolazione. Questo qua è praticamente il prodotto, ha questa pallina che all'inizio è fredda ma dopo pochissimo diventa caldo il prodotto e appunto vi aiuta tantissimo per sgonfiare gli occhi. La vibrazione si attiva praticamente con semplicemente lo sfioramento del prodotto alla pelle, ecco. Si è già riscaldato il prodotto, è veramente una coccola che faccio ogni mattina con il contorno, sul contorno degli occhi. Applico praticamente prima il mio contorno occhi, che è questo qua di cui vi ho parlato nelle scoperte prodotti top e tutti bio, che è un contorno occhi molto ricco, molto idratante, e poi massaggio il prodotto con questo dispositivo. Mi piace tantissimo perché è una coccola al mattino, mi aiuta a sgonfiare tantissimo il contorno degli occhi e mi aiuta anche a massaggiare la crema contorno occhi, soprattutto questa che quella che uso io, che è abbastanza ricca e idratante, quindi ne metto un pochino e poi la massaggio con questo dispositivo. Non so se ve l'ho detto prima, ma va a pile, ha una pila qui. E niente, devo dire che mi sta piacendo tantissimo e ve lo volevo consigliare per la vostra skincare routine. Ve lo farò vedere sicuramente all'azione in un video sulla mia nuova skincare routine che farò appena riuscirò a trovare una posizione adatta in bagno, perché con il nuovo bagno non è come prima che bastava che appoggiavo la videocamera sulla carta igienica. Avevo lo specchio con il mobiletto, invece questa volta ho solo lo specchio, quindi devo trovare un'altra posizione per la videocamera. Ma appena l'avrò trovata, vi mostrerò il prodotto all'azione. Il secondo prodotto che vi volevo assolutamente consigliare, che per me è un promossissimo, è la Shade Light Eye Contour Palette di Kat Von D. Ce l'ho da praticamente quando è uscita Kat Von D in Italia, ma non ve ne avevo ancora mai parlato e devo dire che è favolosa, la sto amando. Vi ho fatto vedere proprio l'ultimo mi preparo con voi con questa palette. Presenta tutti i toni dai colori naturali, tutti matte, e la pigmentazione di questi prodotti è fantastica. La texture di questi prodotti è davvero molto sottile, cremosa, burrosa, si sfumano praticamente da soli. Se vi piacciono i colori completamente matte e fate spesso dei trucchi completamente matte, io vi dico di lasciar perdere tutte le altre palette dai toni matte e di prendere solo questa, perché è una meraviglia veramente. Non so, vi faccio vedere qualche swatch al tatto, tra l'altro sono davvero molto setosi, pigmentati, è leggermente polverosina, ma niente di trascendentale, ecco, insomma, una cosa che si può tranquillamente sorvolare. Ecco qua, questi sono alcuni swatch. Tra l'altro non penso di comprare la contour palette di Kat Von D perché questi ombretti possono essere tranquillamente utilizzati per il viso. Una volta ve l'avevo fatto vedere, non mi preparo con voi. Praticamente mischiando questo grigio e questo marroncino si può fare il contouring perfettamente e sono perfettamente sfumabili anche sul viso. E poi questo qua può essere usato tranquillamente come blush ed è bellissimo come blush. Questo colore invece può essere utilizzato per fare i chiari matte, quindi non gli illuminanti, ma può essere tranquillamente usato per fare i chiari. Quindi ottima palette, ci spendete 40 euro quello che è, però li vale veramente tutti. Parliamo ora di Nabla, di due prodotti che vi volevo assolutamente promuovere. Primo fra tutti, Noblesse Oblige, che è un Dreamy Matte Liquid Lipstick della collezione Natalizia.
Questo tra tutti mi è piaciuto di più. Questo secondo me è perfetto. Mi piace tantissimo il colore è qualcosa di meraviglioso, ma poi anche la texture e la performance di questo prodotto secondo me è ottima. Questo qua è il colore. Vabbè, il profumo che poi sprigionano questi prodotti è meraviglioso. E io sì, preferisco questi colori che sono un pochino meno liquidi rispetto ad altri che sono un po' più scuri però più liquidi. Se vi piace il colore e non avete ancora comprato nessun rossetto liquido di Nabla, ne volete solo uno, io Noblesse Oblige ve lo consiglio tantissimo. Poi promuovo i kit che sono veramente stati una bellissima scoperta, perché all'interno abbiamo i rossetti liquidi abbinati alla matita. Quindi in particolare promuovo proprio le Velvet Line di Nabla, che sono delle matite labbra veramente stupende, formulate benissimo. Mi piacciono tantissimo perché hanno la giusta durezza per essere delle matite labbra, quindi non sono stramorbide ma non sono neanche dure, infatti volendo possono essere utilizzate anche proprio come rossetto. Adesso vi faccio vedere questa qui che è Closer ad esempio. Questo qua è il colore, avevo fatto anche lo swatch qui prima. Hanno veramente un'ottima durata e sono proprio perfette per i rossetti liquidi, ma anche per i rossetti normali. Io spero che ne faranno tante altre e soprattutto che faranno la matita per Noblesse Oblige. I prodotti di Nabla prima mi sono stati inviati, come mi sono stati inviati anche questi altri qua che vi mostro, come ad esempio questo blush della marca Labo Filler. Ho ricevuto alcuni prodotti della Labo Filler un bel po' di tempo fa, insomma, avevo detto che sono abbastanza arretrata con i prodotti da recensirvi, adesso ve lo apro. Questo è il blush che è meraviglioso, è il numero 51 Mauve, è un malva bellissimo. Io di solito prendo un po' tutti i colori, li mischio insieme. È un blush setosissimo, la linea è filler, quindi in teoria i prodotti dovrebbero minimizzare le rughe, levigare la pelle. Ecco, per quanto riguarda il blush, diciamo che questo scopo sì, lo fa, però non è così evidente come magari può essere un correttore, un fondotinta, ecco. Però il prodotto in sé è veramente ottimo, durata pazzesca, non è per niente polveroso, davvero davvero bellissimo sulle guance. Io sinceramente non mi ricordo assolutamente se avevo parlato già della Hoola di Benefit, sia la light sia quella normale. Comunque, nel dubbio io ve ne parlo di nuovo, visto che è un prodotto che sto utilizzando tantissimo. Ce l'ho nella Chic Parade, questa l'ho comprata un po' di tempo fa e mi piace da morire questa palette. All'interno del blush ma anche la Hoola, che è questa qua. Questa è la Hoola Light, che è perfetta per le carnagioni molto chiare come le mie, infatti è quella che sto utilizzando tantissimo in questo periodo. È una terra veramente sottile, si sfuma benissimo, ha una durata pazzesca, mentre la Hoola Light è quella un po' più scura, diciamo che è una terra abbastanza passepartout, ovviamente neutra, assolutamente neutra. Perfetta per il contouring ma anche per il bronzer secondo me, e quest'estate io penso che farò proprio un mix delle due, perché sapete che non mi abbronzo tantissimo e quindi secondo me il mix delle due è perfetto. Questa è la Hoola Light, quindi è questo beige marroncino, meglio che ve lo faccio dall'altro lato, è questo beige marroncino davvero molto molto chiaro, la texture è sottilissima di questo. La Hoola normale invece è questa qua, che come vedete però non è poi così scura, si può tranquillamente modulare anche se avete una carnagione molto molto chiara. Quindi comunque sia, io avendo la Hoola Light spesso utilizzo quella, anche perché vado di fretta, così non ho problemi se diciamo abbondo un po' troppo quando vado di fretta eccetera, però anche la Hoola normale è fantastica, ve le consiglio veramente tantissimo. Altro prodotto promossissimo sono le salviettine struccanti all'acqua micellare di Wycon, che tra l'altro adesso vado subito ad utilizzare per togliermi gli swatch. Sono veramente ottime, io ne avevo già sentito parlare e credo che abbiano praticamente rifatto il packaging, perché prima era diverso. Sono ben impregnate di prodotto, a parte che hanno una buonissima profumazione, sono veramente molto umide, molto bagnate e struccano davvero molto bene. Io insomma le salviettine non le amo particolarmente per struccarmi, però
A volte magari mi rimangono dei residui di matita oppure per le labbra, quando mi faccio vedere dei rossetti di seguito, insomma riesco almeno a struccarmi. Ovviamente faccio più fatica a struccare i rossetti liquidi di labbra con queste salviettine, perché ci vuole un bifasico, però comunque devo sfregare un bel po'. Però sono davvero davvero ottime queste salviettine, quindi costano circa 3 euro, una cosa del genere, ce ne sono all'interno 20 e c'è anche la versione più grande. La prossima volta prenderò la versione più grande, così insomma mi dureranno di più. Veramente ottime. Altro prodotto promosso fa parte di questa palette là, che anche questa è tutta specchiata, vabbè, è la Ambient Light Edit volume 3 di Hourglass. Vi ho fatto un video specifico su questa palette con tutti gli swatch, purtroppo un'edizione limitata, quindi non si troverà più, però date un occhio sempre a Natale, perché Hourglass le fa ogni Natale queste palette. Ma comunque all'interno ci sono dei prodotti già presenti in linea permanente e poi delle novità. Io oggi però in questa palette vi voglio parlare dei due blush, che però non mi ricordo se sono in edizione permanente queste o erano delle novità. Comunque sia, penso che la texture sia uguale per tutti i blush, sono favolosi. Sono dei blush luminosi però senza glitter e che quindi donano al viso luce. Sono bellissimi, certo non li metto quando ad esempio dei brufoletti sulle guance, in questo periodo c'è un po' di brufolettini in più e ecco, evito, perché comunque sia essendo satinati, donando luce, tendono ad evidenziare brufoletti, quindi li metto quando magari sulle guance non ho nulla, non ho brufoletti, non ho imperfezioni, allora sono veramente stupendi. Penso che saranno veramente stupendi soprattutto in questa estate, perché appunto in estate, non avendo grandissimi problemi di brufoli, in estate secondo me saranno meravigliosi. Queste sono le colorazioni che vi faccio vedere ora qui. I prodotti sono iperpigmentati, setosi, la texture è qualcosa di pazzesco, non ho mai visto una texture così in prodotti cotti, perché poi alla fine sono dei blush cotti, sono dei prodotti cotti e hanno una texture così sottile, così impalpabile, che è perfetta, soprattutto se avete una certa età, perché donando luce comunque minimizzano le rughe. Questi sono i blush, sì, sono belli sulle mani, però sul viso sono tutta un'altra cosa, sono proprio meravigliosi. In particolare questi blush si chiamano Surreal Halo e Pure Effect, però non ricordo se sono in linea permanente, ma comunque ve lo scrivo qua, li vado a cercare e ve lo scrivo qua. Non vi parlo ancora delle ciprie e del bronzer, per me soprattutto le ciprie sono ancora un ni, le ciprie so che sono già in collezione permanente, per ora per me sono un ni, perché avendo una pelle comunque mista, mettere quel tipo di cipria luminoso su tutto il viso per il momento, ora in inverno, non mi fa proprio impazzire, perché avendo dei brufoletti li enfatizza. La voglio testare in estate, in primavera, per vedere un po' l'effetto, se mi piace un po' di più. Per gli altri prodotti quindi ci aggiorneremo più avanti. Ovviamente neanche a dirvelo, Russian Red di Marche, una scoperta del periodo, un promossissimo del periodo. Ho trovato con Russian Red il mio rosso della vita, è un rosso su base blu, blu barra neutro, diciamo così, però più blu secondo me che neutro, ed è un rosso profondo. Negli ultimi due video me ne ho, negli ultimi due, adesso non so quando caricherò questo video, comunque nei top 5 rossetti top vi ho mostrato anche la differenza con Ruby V. Ruby V su di me è molto più accesa, e a parte che il finish del retromatte a me non piace perché è secca e sono difficili da stendere, mentre mi piacciono molto di più i matte, ma poi proprio il rosso, il colore in sé, che è un rosso un po' più profondo, un po' più intenso, che mi dona luce, è veramente favoloso. Vi mostro un'altra volta il colore, poi vi giuro che non ve ne parlo più, perché è stato proprio amore a prima vista. Questo qua mi è stato inviato, ve l'ho già detto, da MAC tramite Octoly. Vi ho fatto anche una mi preparo con voi, ve lo linko magari nell'info box se vi interessa, se ve lo siete perso, così potete vedere anche il look che ho fatto, tra l'altro con la shade light di Kat Von D, insomma meravigliosi. Finiamo con i bocciati, questo mese ne ho solo uno, finora vi ho sempre promosso i prodotti di Kat Von D. È arrivato il bocciato che non mi piace per niente è il Low Kit Concealer appunto di Kat Von D.
Peccato, peccato perché comunque insomma non costa poco come prodotto, l'ho pagato all'incirca 20 euro. Non mi piace per varie ragioni, ora vi spiego. Innanzitutto, vabbè, il colore purtroppo non l'ho azzeccato, non è proprio perfettamente il mio colore. Io ho preso l'L5 Neutral e quando lo indosso, anche nei video a volte si vede che è troppo troppo chiaro per me, cioè si vede proprio la zona qui troppo chiara. E non mi fa molto impazzire. Comunque, questa è la colorazione. Il pennellino è fatto così, ci sta, non è uno dei miei pennellini preferiti, però vabbè, ci sta. E il prodotto è molto, veramente molto corposo. Non ho mai provato un correttore così corposo, cioè liquido ma molto denso, molto corposo. Di conseguenza bisogna secondo me applicarne poco, anche se si applica poco prodotto, magari uno ci sta un pochino più attento, a parte che se ne applico poco prodotto non mi copro le occhiaie, solo questo qui perché è troppo chiaro per me. Io tra l'altro avevo preso questo colore perché sul web dicevano che è molto molto simile a quello di NARS, il vanilla che usavo io e che era perfetto per le mie occhiaie come colorazione. In realtà non è vero, cioè si assomiglia, ma proprio il colore è diverso, totalmente diverso. A volte tende anche a ingrigirmele un po' proprio perché questo tono neutro, appunto, però troppo chiaro. Ma a parte il colore, lo boccio perché è un correttore troppo denso, troppo corposo. Anche se ne metto poco prodotto, mi si infila nelle rughettine di espressione, ma immediatamente proprio, anche se ci metto subito la cipria, mi fa effetto proprio vecchiarda, proprio una roba assurda, mi si infila tantissimo nelle rughettine, nelle pieghettine di espressione e soprattutto secca tanto, cioè proprio si vede che il prodotto dopo poco si agruma sul contorno degli occhi, quindi secca. Voi immaginate un contorno occhi che col prodotto raggrumato e poi tutto nelle pieghettine, nelle rughettine, una roba schifosissima. Quindi io sinceramente consiglio questo prodotto solo alle giovani, alle ragazze che hanno un contorno occhi bello liscio, giovane, idratato, soprattutto dai 15 anni ai 23, insomma, poi dipende. Però sì, proprio solo alle giovani, ha un contorno occhi già ad esempio anche più âgé, dai quarantenne, cinquantenne, assolutamente no, proprio zero. Già su di me che non ho chissà quali problemi sul contorno occhi, non ho chissà quali rughe, ecco, questo qua mi fa questo effetto, quindi assolutamente bocciato. Io penso che lo utilizzerò solo quando faccio i video, magari se non devo uscire, però se devo stare in casa magari lo uso per usarlo e per non buttarlo, perché assolutamente, visto che costa un sacco, insomma, cercherò lo stesso in qualche modo di utilizzarlo, però io non ve lo consiglio assolutamente. E quindi ragazze, questo è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Bacione gigante e alla prossima!